Marianna Aprile, si è consumata una faida politica in Senato o c'era davvero ieri il tentativo di ristabilire il diritto? Allora, partiamo dal presupposto che in questa fase e non solo in questa, qualsiasi cosa si trasforma in una faida politica, lo stiamo vedendo anche su altri temi, quindi sì, sicuramente c'è stato, ci sono, ma da entrambe le parti, i tatticismi della Lega, l'uscire dall'aula pur avendo votato a favore in commissione. La Lega non ha votato è uscita dall'aula, contro, nonostante in commissione avesse votato il processo a Salvini, ma è uscita dall'aula. Esatto, quindi i tatticismi politici, le faide, quelle ci sono, le possiamo dare purtroppo per scontate, però non sono d'accordo su quanto diceva l'avvocato Maroni adesso, perché il paragone con la 18 è improprio non solo perché appunto le condizioni a bordo dei naufraghi, perché chiamiamoli col loro nome, erano naufraghi, erano molto diverse, c'erano scarsi di scabbia, 20 tubercolosi, c'erano dei minori. Nei giorni in cui venivano tenuti impropriamente a bordo di una nave non attrezzata per... I minori mi sembra poi sono stati fatti scendere. Sono stati fatti scendere per ordine del Tribunale, sì. Non per diciamo, decisione politica. Quindi è stata un'imposizione al governo far scendere quei minori. Ma al di là di questo, le esigenze di ordine pubblico e sicurezza nazionale uno le può valutare dopo che le ha almeno identificati. Certo. Se tu non sai chi c'è a bordo, certo. Come fai a stabilire che quei 130 su una nave che è già territorio italiano siano un pericolo? Allora, se sono così pericolosi, non me li tieni con l'equipaggio su una nave che è già territorio italiano. E comunque non solo, questo lo decide il giudice. Lo decide qualcun altro, dopo. Ma soprattutto non è prerogativa del Ministro dell'Interno difendere i confini nazionali. Allora, Francesco Borgonovo, il punto è non tanto...